il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Questa misura che stiamo attendendo da un momento all'altro è una misura che arriva al termine di una giornata particolarmente complessa. Sono quasi 8.000 i cosiddetti contagiati positivi. Buongiorno a tutti, sono il vostro baby sindaco Nicola Villani. Oggi vi parlo per rassicurarvi. Stiamo trascorrendo dei giorni difficili, ma noi bambini non dobbiamo preoccuparci. Siamo al sicuro, quindi stiamo calmi. La cosa più importante da fare è stare a casa per contenere il contagio dal coronavirus. Studiamo un po', riscopriamo i giochi da tavolo e leggiamo, perché la lettura ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo. Tutti insieme ce la faremo. Andrà tutto bene. Hashtag io resto a casa. Dobbiamo stare tutti a casa perché questo brutto coronavirus non ci fa nemmeno respirare. Non possiamo andare nemmeno un po' fuori perché ci sono le persone che hanno la tosse, hanno la febbre, quindi non dobbiamo uscire per questo momento. Quando finirà tutto possiamo andare dai zii, dai nonni, dai papà, dai fratelli, dai tutti. E quindi ora io sono qua perché mi devo prendere un po' di freddo, ma mica solo fuori, sono qua sopra. Ma non può entrare il coronavirus perché qua c'è la zanzariera, quindi non può entrare il coronavirus. Ciao! Preside, grazie per il computer, è arrivato e adesso credo che riuscirò a fare scuola meglio. Grazie, ciao Marco, ciao e grazie a te, figurati, insomma. Ho visto le tue foto, le cose che hai scritto, insomma ho visto anche i tuoi video, è bravissimo. Oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica, per tutti, nessuno escluso. Auguri per l'anno scolastico. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole intatte e reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto.
continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire e di giudicare.